Una fiamma al giorno, energie del 5 di settembre. Scegliete la vostra variante, grappolo bianco, grappolo rosso, grappolo verde. Chiediamo ai nostri angeli che intervengono in questa stesa per darci le energie del 5 di settembre per tutte le tre varianti. Vediamo un po' grappolo bianco. Armonia all'orizzonte. Qua c'è proprio il senso dell'unione. Probabilmente se siete in una relazione sarete nel pieno dell'armonia, dell'unione e della bellezza. Proprio qua toccherete il cielo con un dito perché avete trovato la vostra strada. Siete sulla strada giusta, sapete che cosa volete, sapete diciamo che cosa vuole anche l'altra persona e quindi andate proprio, come dire, a godervi quest'unione meravigliosa. C'è un qualcosa di profetico tra voi, c'è un qualcosa che arriva proprio di sacro. Qua la Bibbia mi parla di un libro sacro. C'è stato qualcosa scritto di sacro su di voi e quindi c'è proprio il senso di vivere un'unione di quelle spirituali sacre in cui c'è equilibrio e non c'è, insomma, l'energia può scorrere in maniera intensa, magnetica ed equilibrata. Quindi qua c'è veramente il senso di vivete questo momento perché è una gioia che vi spetta dopo tanto lavoro e infatti c'è proprio la manifestazione di quello che è una rivelazione. Aspettate che lo metto un po' più in qua, che è una rivelazione di quanto siete uniti animicamente e quanto è potente e rivelatore il vostro rapporto. Grappolo rosso, avete la protezione dei vostri antenati, quindi qualsiasi cosa state per intraprendere, se c'è qualche cosa che volete cominciare, un progetto, una relazione, qualche cosa, qualsiasi cosa della vostra vita, avete l'aiuto nella manifestazione dei vostri antenati. E infatti potete cominciare questa nuova avventura proprio con quella protezione, con quel senso di tranquillità, con quel senso di sostegno che sentite proprio nel vostro cuore, nella vostra anima. Qua c'è proprio come se questi antenati fossero quello che è il centro, il nucleo, come dire, il nucleo, anche se insomma, è un qualcosa che arriva da lontano, è un nucleo profondo, solido, che indistruttibile, ecco, che non mi veniva il termine, indistruttibile. Questo sostegno è proprio quello che vi condurrà, sarà la base del vostro avanzare perché sentirete sempre questa energia proprio spingervi verso la nuova direzione e quindi sarete pronti proprio a intraprendere questo viaggio. Vediamo un po'. Sì, si comincia, preparatevi proprio a partire in un nuovo progetto, in una nuova situazione, in una nuova storia d'amore, in una nuova fase della vostra vita in generale, in qualsiasi sia la situazione in cui vi trovate, e sarà una co-creazione, quindi sarete in grado di portare a termine questo viaggio dando proprio delle con le basi diciamo proprio di questo aiuto spirituale, ma saprete anche proprio creare qualcosa di concreto sulle basi di un'energia potente spirituale che sa manifestare se stessa. Grappolo verde, avete delle sensazioni, delle intuizioni, vedete le cose con lo sguardo dell'anima, sapete andare oltre quello che è il visibile, andate a armonizzare tutte le fasi, diciamo, di situazioni che magari possono essere tensive, possono essere relazioni, possono essere situazioni lavorative, di famiglia, ma voi sapete andare oltre e sapete armonizzare tutto questo. Grazie a questa visione che avete animica, porterete a termine una fase, quindi ci sarà proprio il cambiamento visibile grazie a questa situazione di saper andare oltre, saper andare oltre a ciò che è appunto il visibile e c'è la guarigione, conclusione, cambiamento, guarigione. Lo sguardo dell'anima appunto porta a delle svolte e a delle guarigioni improvvise o comunque non improvvise, magari però a cui avete lavorato da tempo, ma che finalmente possono mostrarsi. E infatti viene dato avvio alla magia. Avete imparato tutto quello che ci doveva essere di lezioni del passato, siete pronti proprio a utilizzare questi strumenti reali per andare a creare la vostra magia. Vediamo un po'. Eh sì, e siete guidati dall'alto, non siete soli, la divina saggezza vi guida in questa magia e fa in modo che possiate manifestarla nel migliore dei modi.